La piazza Santa Croce di Firenze torna ad avere il suo significato più letterale. È stata inaugurata la monumentale opera d'arte contemporanea di Mimmo Paladino, una croce in blocchi di marmo di Carrara lunga 80 metri e larga 50. La piazza è un luogo anche civile, quindi chiaramente anche un luogo sia dello spirito, perché siamo nel confronto, ma anche del dibattito civile. Praticamente la croce occupa tutta la piazza, i blocchi di marmo colorato sono più di 50, alcuni raggiungono la considerevole altezza di 4 metri e il peso di 38 tonnellate. Su di essi turisti, visitatori o semplici curiosi sono invitati a lasciare il segno della propria mano. No, come si fa così normalmente, no, vandalizzando i monumenti, ma forse con questo senso antico di firmare il proprio passaggio con il profilo della mano in tutti i luoghi di pellegrinaggio dell'antichità, era così, insomma. Per l'arcivescovo di Firenze, il cardinal Giuseppe Betori, l'opera di Paladino è particolarmente importante, visto che restituisce il giusto orientamento alla piazza. È importante che ci sia una indicazione che attraverso la croce ci rimandi al fatto che questa piazza ha una direzione precisa, che è quella della facciata della nostra basilica, basilica che è segno della presenza di Francesco in mezzo a noi e anche il segno della presenza della grandezza dell'Italia attraverso i suoi figli più grandi. Definita dai critici al contempo monumentale e fanciullesca, l'opera di Paladino resterà in Santa Croce per tutta la durata di Florence, ovvero fino all'11 di novembre. Mi fa piacere, perché nel senso che c'è la famosa frase di Picasso che sto ancora imparando a disegnare come un bambino. Se è così, siamo a buon punto.